Niente, pensavo che volesse magari. Ci dice a sto punto come siamo messi. Ne avete sentito di tante, di cose, di crudi che io personalmente sono leggermente in confusione, perché mi stanno chiamando anche delle persone che non sono state quelle volte per niente in tutto questo giro, mi chiedono c'è stato, com'è che il mio nome è abbinato a riguardo, io non lo so, in effetti no, faccio anche delle brutte figure, mi spiace anche perché qualcuno dice ma abbiamo parlato mai io e lei, no, mai avuto le notizie, no, e allora guardi, bisogna che lo chieda qualche amico che ti parla, perché io sono un po' stanco, sono stanco naturalmente, e anche un po' amareggiato di questi tipi di cuori, vuoi sapere, è un momento in cui nessuno costa niente, soldi non ce ne sono più per nessuno, le grandi società in qualche modo cedono, vendono giocatori, fanno un po' visi strani, noi invece non stiamo trovando nessuno che abbia voglia di mettersi a lavorare, perché si tratta di lavorare, e al di là di tutto c'è che i soldi per la B sappiamo costa, e a Padova sappiamo che i padovani non vogliono una B di quelle, dai, facciamo una passeggiata, vogliono una B che abbia magari un progetto serio come nel passato, un progetto che possa dire abbiamoci 2 o 3 anni di tempo per ritornare a fare i bravi, oggi sono bisogna dire così, no? Perché visto i vari tentativi andati non bene prima di fare informazioni con adesso capire da che parte siamo messi. Io se sono qua, avete capito, sono qua perché mio, mi interessa, ho un desiderio di trovare una soluzione che vada bene ai tifosi padovani, altrimenti potrei dire anche da lontano, ma non messo, ma dico meglio che non ho tempo, invece se sono qua vuol dire che un po' il mio c'è sempre quell'attaccamento a 10 anni, non è che si cancellano così un attimino, è anche intenzione mia questa, però dirvi qualcosa di più circa Antonio, Giuseppe, Maria, San Antonio come santo, non è facile, e io sto male perché non riesco a trovare una formula che vada bene, ma a me sicuramente la mia famiglia innanzitutto, ma che vada bene anche a voi. Dire chiudo tutto e non ce la faccio più, ma non è quello che fa parte del mio carattere. Allora stiamo sondando ancora tutti gli spazi. Certo, qua, è che, certo è che abbiamo i tempi che sono molto stretti, no? E se sono da solo so che posso dire ho 10 lire da spendere, invece se invece c'è un po' di persone facciamo dei ragionamenti diversi. Adesso non mi lasciate che sì, dopo ci sentiamo. Adesso una sola cosa. Ma lei sarebbe disposto a chiudere se ci fosse anche l'intervento dell'amministrazione con dei padovani? Cioè se l'amministrazione si facesse garante di poter cercare un gruppo, una cordata di padovani. Mi ha sempre chiesto questo. Ma a questo punto l'amministrazione potrebbe farlo secondo lei o no? Ma non so, io l'amministrazione potrebbe, conoscendo alcuni imprenditori padovani, poter dire. Mettetevi in 10, invento a fare una cosa perché diventa a me, credetemi, pesante andare avanti negli anni in cui ci si trova. Vado su con la... Va bene, poi ci sentiamo. Permesso?